l'ultimo sabato degli anni Ottanta. Al Dall'Ara, il Bologna sfida la Roma prima di pensare all'anno che verrà. Dopo 5 minuti e 40 secondi, Lionello Manfredonia, difensore della Roma, si incrocia con Bruno Giordano, si porta le mani al petto e crolla a terra. Ha avuto un infarto che determinerà 3 arresti cardiaci. Entra in coma, riprenderà conoscenza solo dopo 42 ore, ma non tornerà più a giocare. La sua carriera finisce così, il 30 dicembre 1989. Di quel giorno, dice, non ricorda nulla. Sì, è treno che mi porta a Bologna. Poi dopo, ripeto, essendo andato in coma, il coma, diciamo, cancella, così mi hanno spiegato poi i medici, cancella, diciamo, la giornata e la giornata, le giornate chiaramente a risveglio del coma, e quindi ricordi nitidi non se ne possono avere in particolare. L'immagine del suo ultimo intervento lo lega a Giordano, tra i primi a soccorrerlo in campo. La fotografia di un'amicizia che dura ancora oggi. È Bruno Giordano, perché siamo cresciuti fin da piccoli e quindi sicuramente è stato lui, insomma, quello più vicino, quello col quale ancora mi sento, ancora mi frequento, anche se abitiamo in città diverse. Erano in campo insieme nel giorno del suo esordio con la maglia della Lazio. Fredonia giocò la sua prima partita in Serie A, la prima di 201 in bianco celeste, proprio contro il Bologna. Il Bologna è sempre stata una squadra, una città che quale c'era un destino che comunque doveva essere nella mia vita. Manfredonia resta alla Lazio fino al 1985. Poi passa alla Juventus, che sta avviando un rinnovamento radicale e ha appena venduto Marco Tardelli all'Inter. Manfredonia conquista il suo primo scudetto e la Coppa Intercontinentale a Tokyo. Si fa amare anche per il gol vittoria nel derby del 14 dicembre 1986. All'epoca si parla anche di un clamoroso ritorno in nazionale, un'esperienza iniziata nel 1977 all'Olimpico contro il Lussemburgo e di fatto finita per una discussione con il Berazzot ai mondiali del 1978, di cui oggi si pente. Dopo la Juventus accetta con una certa dose di coraggio l'offerta della Roma. Tutti i giocatori della Roma di quel periodo, Giannini, Bruno Conti, Nela, Bruzzo, tutti i ragazzi, insomma, con cui avevo fatto sempre derby contro, mi hanno accolto sempre in maniera splendida. Quando il cuore lo tradisce, ha ancora 2 anni di contratto. Il presidente Rino Viola lo nomina responsabile del settore giovanile. Oggi vive a Vicenza e ha ideato una scuola di perfezionamento tecnico per i giovani calciatori, perché il suo calcio ha ancora molto da insegnare.